Took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA, I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, oh, I know a sad soul, sad soul. Cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, oh, I know a sad soul, sad soul. Molto carino. È bellissimo, un'atmosfera proprio nuova, diversa, moderna. No, simpatico, veramente l'ambiente è bello, bello. Per la prima sera notevole. Un bel locale accogliente, con bella gente, bella musica. Molto vivace, c'è tanta gente, venite perché è veramente fantastico. La musica è bella, dal vivo, come un tempo. Molto positivo, molto accogliente come location. Un bellissimo locale, non me l'aspettavo. Sì. Qualcosa di nuovo. È bellissimo, veramente, si sta veramente bene. Il locale è bellissimo. In bocca al lupo è Angelo e ragazzi, un locale stupendo. Mancava una novità così. Sì, sento odore di nuovo, bellissimo. E ti è piaciuto? Sì, molto, un bel locale. La serata? Anche. Thank you.
dove vado vado, Gigio, ti ritrovo. Qual è il segreto del tuo successo? Ma mi fai fare rosso? No, non credo ci sia proprio un segreto. Penso che la passione, il comportarti bene con tutti, poi ripaga sempre. Quindi nella vita in generale, a parte che nel lavoro, ma nella vita questo ripaga sempre. Qual è una canzone che ti è rimasta nel cuore? Ma in assoluto, forse la mia canzone preferita è Più che posso di Gigi Finizio. Intonacela un po'. Come faccio adesso a non averti sempre addosso? E questo è il successo, la voce? No, vabbè, magari sì, sicuramente anche un po' questo, perché magari per quello che faccio io è normale che un po' di voce la devi avere per forza, no? Dai, ci siamo. Allora, sono curiosa di sapere quali sono i prossimi eventi dove ti troveremo? Dove possiamo venirti a trovare per sentire la tua voce? Allora, prendo il cellulare perché sono un attimo in difficoltà. Allora, sarò il 15 al Beviamoci, domenica 15. Il 16 sarò al Soul Beach. Il 17 farò il giudice all'evento di Enzina. Sì, ricordiamolo, Enzina, e anche Emanuela ci sarà. Sì. Il 18 invece sarò all'inaugurazione di questa struttura Giffoni Se Casali, il King Stadium, che è una struttura nella quale parlerò al divano. Poi il 19, non posso dire dove sono perché è un evento privato. Speriamo tutto. È un evento privato che non posso dire. Il 20 invece sarò al Gas Mook a San Giuseppe Vesuviano dal mio amico Vincenzo. Ok, Enzo, aspettami. E mentre il 21 l'inaugurazione della terrazza Fellini al Dolce Vita. Aspettiamo l'inaugurazione. L'inaugurazione, sì. Com'è stato l'impatto con il Beats, questo locale? Guarda, ti giuro, fantastico. I proprietari sono splendidi veramente, hanno un'idea di locale che io ho sposato tantissimo, anche perché è molto simile al mio locale che ho a Santa Maria di Castellabate, il Papavoro, 8 giugno apriremo. Non manca mai la pubblicità. Non manca mai, però è un'idea fantastica, cabaret, live, disco, secondo me è un'idea vincente. Loro sono avanti ed è giusto che questo locale farà strada, con Luigi o senza Luigi. Sicuramente Luigi ci sarà, sarà un sodalizio. Spero di sì, però dai, non si sa mai, è meglio cambiare ogni tanto, no? Quindi è giusto anche così. Cavallo vincente non si cambia. Speriamo, speriamo. Allora, aspettiamo le prossime date per ascoltare la tua voce. Vabbè, sempre seduti però, perché sennò faccio fatica. Ciao! Let me live on the line. I got a little freakiness inside. And you know that the man has got to deal with it. I don't care what they say, I'm not about to pin nobody's way. Cause it's all about the dog in me. Mm-mm. I want a freak in the morning, a freak in the evening, just like babe. I need a perfect brother that can satisfy me, just for me. If you are that kind of man, cause I'm that kind of girl. I got a freaking secret, everybody sing, cause we don't give a damn about a thing. Cause I'll be a freak until the day, until the dawn. We get all through the night to the early morn. Dicono che vogliono iniziare con il buffet, ma sinceramente il buffet era un po' pacchiano, anche che a buffet io devo mettere 30 camerieri, 10 che servono e 20 che spartono gli invitati, che se ne chiamano tutto mazzato. Pensate che addirittura a un buffet abbiamo anche, c'è gente che è morta, abbiamo addirittura anche il stato dell'invitato ignoto, una colonna spezzata fatta con i fili spezzati, anche le donne con i tacchi a spillo appizzano 5-6 zeppole alla volta, e le donne più anziane che di solito ci fanno sempre male i piedi hanno quell'abilità di mettere quei piedi si portano le scarpe delle bambolelle
io per loro ci faccio trovare sotto al tavolo un'estetista viva, nana, che a fine serata ci toglie il callo e ce lo rilascia. Sempre per le nonne dico che è conveniente stare a tavola, perché allora ci metto 3 bicchieri nel servizio, uno per l'acqua, uno per il vino, uno per la tendiera, e ce l'hanno sempre fresca anche quando devono aprire la raosta. Ma l'anima di un matrimonio, ve lo dico anche a voi che li avete messo dietro, sono proprio i bambini. I bambini durante una cerimonia vanno avanti e indietro, avanti e indietro. La mamma seduta che non si può muovere, il papà che va avanti e indietro. E i bambini mi toccano sempre di non ci dico coccodrillo come fa. Non ci dico coccodrillo come fa. Io non so il coccodrillo come fa. Io so come fa la pulanghella, il cicchernello, ma no. Allora, per farli stare tranquilli, ho costruito una casa di legno con tanti giocattoli, li ho messi sotto un albero alto, 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 alto. Li faccio salire con una scala alta, 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 alta. Una volta saliti tutti i bambini sopra, io tolgo la scala e i bambini si hanno fottuti sopra e andando all'albero faccio girare il coccodrillo vivo. E se uno di loro pensa di scendere un attimo giù, capisci il coccodrillo come fa. Le spose poi chiedono sempre un dolce particolare, ma il matrimonio quello che fa la gente mormorea. Per evitare questo io ho pensato di fare una torta alla mille foglie, così dopo mangiato nessuno sciato. E le spose chiedono di fare queste novità, queste confettate, l'ultima volta mi sa che non hanno apprezzato. La confettata l'ho fatta dall'elicottero. C'è stato un fuia fuia, perché io mi divertivo a sparare tutti i confetti. Ma qualcuno si è acciaccato, qualcuno ha perso qualche dente. Anche chi i confetti, le spose vogliono fare queste cose moderne, questi confetti ai gusti particolari, che a me non piace. Il confetto, se proprio uno lo deve fare, io faccio confetti a pasta e patate. Confetti a capretto, confetti a zuffun, a bobrum, a migliare, che devono insomma riempire le tasche e portarle a casa. So che su questi confetti ovviamente non va bevuto lo champagne, ma un poco di vino. E l'ultimo matrimonio, bevi oggi, bevi ora, bevi dopo, si hanno ubriacati, se ne hanno andati e hanno dimenticato il nome della sposa del castello. Io ho sceso a chiudere la porta e ho trovato questo nonnetto nel castello. Ho detto, caro nonnetto, non ti preoccupare, Don Ciro ti vuole liberare. Ho detto, caro Don Ciro, io ho abituato a essere prigioniero, anche che proprio qui quando a Salerno hanno arrivato i tedeschi, in tempo di guerra, mi era stato fatto prigioniero, dove il tedesco aveva deciso di castrare, tagliare il ciocio a tutti i prigionieri in base al mestiere di provenienza. E dice che il tedesco diceva al primo, tu che mestiere fai? Il primo diceva, io sono Salumi, sono affettatrice, finalmente rideva da giovane, e il tedesco si incazzava. Il tedesco diceva al secondo, tu che mestiere fai? Io sono in bianchina, allora con carta vetrata fino a quando non si consuma. E non metto rideva, il tedesco si incazzava. Allora il tedesco diceva al terzo, tu che mestiere fai? Io sono boscaiolo con l'ascia. Il nonnetto rideva ancora, e ti dico si incazzava, e ti dico al quarto, dice tu che mi sei fatto, io sono falegname con sega elettrica, e il nonnetto rideva, rideva. Certo, un ti dico si incazza, guarda il nonnetto e dice tu perché ridi? Perché faccio gelatai o tu ric o tu mangi. Buonasera, tutti al paese, buonasera. Don Ciro, con questo applauso, vi saluto Don Ciro. Allora, Ciro, la sua prima volta al Beaz, come è stato l'impatto con il locale e con la gente? No, il locale è un bel locale, l'impatto con la gente è stato ottimo. E che non riuscivo a dire un nome, come si chiama? Beaz. Che cazzo. No, no, è andata. È un locale che si presta al cabaret, perché c'è la gente addosso e ti ritrovi proprio il contatto con la gente. Bravo. Che a noi napoletani piace. Sì, sì, sei di Napoli? Sì, mio padre è di Napoli. Non si direbbe che è napoletano.
Non è la sua prima volta a Salerno, ricordiamo il premio Charlot. Sì, il premio Charlot del 2007 l'ho vinto grazie all'organizzazione. Io qua a Salerno ho tanti amici, c'ho amici, colleghi tuoi, colleghi miei. Salerno è una città importante perché tra l'altro artisticamente c'è il premio Charlot, che è una delle manifestazioni più importanti per il cabaret in Italia. Per questo crede che è stato anche un po' un trampolino di lancio per il lavoro di comico? Sì, assolutamente, è stato uno dei tanti trampolini di lancio, sicuramente è stato il premio Charlot, che ai tempi è stata una bellissima esperienza. Ci parli un po' della sua esperienza nella famiglia di Made in Sud? Sì, allora dammi del tu, la famiglia di Made in Sud, hai detto bene, è una famiglia e condividiamo tutto, le gioie e i dolori, dunque siamo proprio una famiglia. Allora noi la ringraziamo e giusto un'ultima domanda, qual è il personaggio che lei è più legato, il suo personaggio più legato? Il mio personaggio più legato è Ciro Giustiniani, perché Ciro Giustiniani fa in modo di poter fare esistere anche gli altri personaggi, dunque Ciro Giustiniani. Va bene, grazie Ciro. Bello, mi è piaciuto, piccolino, raccolto, poi fatto proprio per questo tipo di spettacoli, col cabaret, simpatico, una cosa, bella cosa, una bella idea, poi da, anche a Salerno, da ripetere, senz'altro. La battuta sulla Salernitana? E la Salernitana speriamo bene, siamo fiduciosi però, in effetti alla fine, anche se oggi non è andata benissimo, tutto sommato, il risultato ci aiutano gli altri risultati, poi i ragazzi sono impegnati, insomma, speriamo bene. Vuoi salutare Angelo Fabiano? Lo saluto, senta, lui e tutta la squadra, i ragazzi, e anche loro le tifose, che sono tutte tifose. La saluto anch'io! Bellissimo, mancava a Salerno un locale così, musica live. Bello, bello, mi piace. Se avessi la possibilità, chi o cosa speresti dal buco della serratura? Non lo so, nessuno. Oh Gesù, ma non lo so, qualcosa sul futuro. Guarderesti il tuo futuro? Qualcosa, non tutto, qualcosa, per capire come muovermi. Anche perché vuoi sapere tutto? No, assolutamente. Non ne ho idea, mi cogli spiazzatissimo. La fidanzata? Fortunatamente ce ne siamo liberati. Ah, va bene. Allora stai bene così, insomma. Non spieresti nessuno? Assolutissimamente. Non lo so. Guarderesti il tuo futuro? Sì. Sono un signore, non spierei nel buco della tua. Non spieresti nessuno? Non hai curiosità? No, sono una persona educata, non mi piace spiare. Ma nella vita bisogna essere curiosi! È una bella domanda. Guarda, non il fidanzato, perché mi fido. Ti fidi? Un'amica? Un'amica, sì, perché oggi in questi tempi le amiche sono sempre un po' infedeli. Una bella donna. Una bella donna come me? Anche. No, non mi piace spiare. Non ti piace? Dire qualcosa, chiedo. Ti piace più essere spiata? Nemmeno. Il mio futuro. Cosa? Il mio futuro. Il tuo futuro? Ti piacerebbe sapere il tuo futuro? No, io queste cose non le faccio. Dicono tutti così, non è vero? No. Rimani un segreto, lo sappiamo solo noi? Allora, se rimane un segreto... No. Niente! Oh, che cosa spierei dal buco della serratura? Un'amica, il fidanzato, un personaggio famoso. Onestamente nessuno. Nessuno? Spieresti nessuno? No. Non sei curiosa? No. Ma dai, niente, non sei curiosa? Sono molto, penso a me stessa. Pensi a te stessa, meglio. Angelo, allora Beaz, finalmente una realtà qui a Salerno. Finalmente abbiamo aperto, siamo qui al centro, in via Porto, numero 1. La serata mi sembra che sia andata bene, io credo che il locale piaccia un po' a tutti. Abbiamo fatto secondo i miei gusti, ci ho messo l'anima, adesso organizzeremo le serate. Stasera abbiamo avuto Ciro Giustiniani, come sapete, ci è venuto a trovare un po' di gente, siamo andati sold out con le cene e la cosa è andata piuttosto bene. Lo presenteremo in questo modo, l'avevo già detto, faremo un po' di comici, molto live music, in questo momento sta suonando, forse le note le riconoscerete, anche la voce di Gigio Benvenuto, insomma.
questo è il Beaz, è il nostro mondo, vogliamo andare avanti così e ci rivediamo poi la stagione prossima, anche se c'è un appuntamento questo 27 prossimo, di questo, quindi 27 maggio, con il grande Ciro Capone. Tu mi chiederai chi è Ciro Capone, ecco, perché magari non tutti lo conoscono, non tutti guardano Italia's Got Talent, e devo dire che è questo personaggio fantastico che somiglia nelle movenze, la voce è identica a Pino Daniele, ha commosso i giudici di Italia's Got Talent, ha fatto un'esibizione fantastica Italia's Got Talent, tanto che non so quante visualizzazioni ha avuto su internet, una cosa pazzesca, e poiché io lo conoscevo già, perché abbiamo già lavorato in un altro locale insieme, insomma è partita questa chiamata, vi dico, ieri è partita la chiamata, non c'era nulla in programmazione, però è partita la chiamata, Ciro senti vieni, che data c'hai, ma sai non voglio in questo momento i diritti TV, queste cose qua, invece devo dire che è stato correttissimo, mi ha detto sì, e quindi 27 sera, grande tributo a Pino Daniele, faremo una serata con musica e video tutte di Pino Daniele e andiamo avanti così. Una chicca praticamente questo. Insomma, mi sono un po' dilungato, però mi piace, mi sono fatto prendere dal mio stesso locale, vi devo dire la verità, mi sto gasando, è una cosa che mi piace molto e speriamo insomma di fare un'ottima programmazione e di avere sempre più gente come c'è stasera, perché oggi diciamo abbiamo una bellissima serata. Perché Beaz? Mi colpisci al cuore, questa mi colpisce al cuore, ormai cioè, questa cosa la devo raccontare un po' a tutti, perché mia figlia di 3 anni si chiama Beatrice, mi piaceva questo genitivo sassone un po' all'americano, un po' nello slang americano con la Z finale, quindi ci ho messo Bea apostrofo Z, è un regalo che ho fatto a mia figlia. L'ha fatto a te stesso anche? Anche a me stesso, perché poi ce l'ho sempre presente, è sempre nei miei pensieri, è inutile, ci dobbiamo divertire, siamo con gli amici, però insomma l'amore mio è lei, è inutile che ci giriamo intorno. Perché venire al Beaz? Venire al Beaz perché fondamentalmente ci si diverte, io ho fatto un locale che secondo me ha dei colori, ha delle chicche diciamo così abbastanza eleganti, però io ho una mentalità partenopea, insomma un cuore partenopeo, per cui fondamentalmente per me questa sarà una taverna, sarà un po' la mia casa, un club, un po' quello che facevano gli americani, i newyorkesi con i loft, no, i famosi loft, organizzavano le feste in casa, mettevano qualcosa da bere, insomma ci si divertiva tutta la notte, noi purtroppo, ed è l'unica cosa, non abbiamo tutta la notte a disposizione, chiudiamo 2:30, 3, insomma quello è l'orario, però c'è da divertirsi, venite come se fosse a casa mia, a casa vostra, e fate un po' quello che volete, toglietevi le scarpe, salite sui divani, divertitevi, insomma, bevete, mangiate, fate quello che volete. Angelo, fa tutto questo entusiasmo? L'entusiasmo viene da esperienze pregresse, io non nasco imprenditore, nasco disc jockey, a 13 anni portavo i giradischi che pesavano, ecco, i giradischi pesavano, andavo a fare queste famose feste in casa, gli amici eccetera eccetera, una passione per la musica sconfinata, smisurata, e quindi vado avanti così, mi piaceva fare il locale, l'ho fatto per la musica, l'ho fatto proprio per il divertimento vero. Parliamo però anche della ristorazione che ha una sua importanza. La ristorazione è importante, noi non abbiamo la cucina ma confiniamo con la cucina di un ristorante che vedete è stato noto fino a poco tempo fa, verrà riaperto questo ristorante, quindi ci avverremo anche del supporto del ristorante, faremo sempre qualcosina, finger food, poi ci sarà la serata, io ho questa esperienza spagnola, di vita spagnola, per 6 anni sono stato in Spagna, faremo un po' di qualche serata paella, qualche serata sangria, insomma a tema, ci industrieremo anche per portare un po' di Spagna a Salerno. Peccato che arriva l'estate, perché l'estate è bella, perché noi per l'appuntamento lo spostiamo a settembre. Ma l'estate ci darà tempo per programmare, fare tutta la programmazione da settembre a maggio, poi non si sa mai perché noi siamo davanti al crescent, insomma, quindi quando la piazza sarà pronta magari faremo 2 conti e vedremo se potremo stare aperti all'estate 2017. Questo è importante, però questo luglio e agosto per feste private ci siamo, ma non ce la sentiamo, anche perché io sono un perfezionista, quindi mi piacerebbe migliorare ancora di più l'aspetto del locale,
della programmazione abbiamo parlato, insomma, di fare proprio delle cose belle. Angelo, in conclusione, dove ci troviamo, come ci si arriva, è un infoline per qualsiasi tipo di informazione. Noi ci troviamo di fronte a Molo Manfredi in via Porto numero 1, chiaramente è uno svincolo sia per chi viene da Vietri sia per chi viene da Salerno Centro, perché fondamentalmente siamo al centro di Salerno, siamo dietro la famosa villa comunale di Salerno che ospita poi le luci, la parte più bella delle luci poi invernali. Insomma, noi siamo qui, vi aspettiamo. Un infoline. Infoline si può chiamare direttamente, vi rispondo direttamente io per adesso, chiaramente, poi vedremo. Il mio numero di telefono è 339-6964172. Siamo su Facebook, siamo su Instagram, quindi per chi volesse rivedere delle foto di serate, eccetera, eccetera. Siete su Sessi Notte? Ci siamo su Sessi Notte, assolutamente, assolutamente, assolutamente. E siamo contenti di esserlo, siamo veramente molto felici. Insomma, Sessi Notte porta bene. Per adesso porta bene, io credo che porterà sempre. Sono 25 bene. Anni. Credo che porterà bene, credo che porterà bene. Angelo, ti tocca la domanda della settimana, il sondaggio nostro. Cioè, che è un po' sempre un po' piccante, diciamo, no? Che cosa ti piacerebbe spiare dal buco della serratura? Io non lo so, guarda, di piccante quello che sto vedendo sta proprio nel mio locale, non so se avete ripreso il mio privé con il letto, con il baldacchino, che è una cosa che ho sempre pensato guardando il locale spagnolo, ed è un privé pensato proprio per chi ama un po' farsi guardare, dai, perché oggi siamo in quest'epoca visual, siamo in quest'epoca in cui ci piace essere guardati e guardare, insomma, spiare e essere spiati. Quindi diciamo che questa, la posso chiamare chicca del locale, è stata creata proprio per queste persone, come me, a cui piace fondamentalmente guardare. Mi piacerebbe insomma, che dei clienti prendessero i privé e io li faccio divertire, insomma, e mi diverto insieme a loro, tranquillamente.